serata insieme a me, perché Fabio sta per andare a calcetto, quindi preparerò la cena, mi faccio la skin care, poi tornerà, ceneremo, eccetera. Spero che questo night routine vlog vi piaccia. Se volete più vlog sul mio canale, mi raccomando, lasciate un like. E nulla, vi porto con me nella mia serata. Andiamo. Vediamo cosa fa Fabio. Abbiamo questa nuova funzione nell'iPhone che posso vloggare e voi potete vedere me e quello che sto vedendo in contemporanea. È fighissimo. È un'app, come si chiama? Grazie, molto utile. Double cam, non so, vedi. Ve la linkerò nell'info box. Comunque questo per dirvi che grazie a questa fantastica funzione farò molti più vlog sul mio canale, perché è più figo vloggare, che posso vedermi io, potete vedermi. Bello. E stasera Fabio va a giocare a calcetto, quindi farò una seratina, diciamo, tra me e me. Ma tu che ora arrivi? 9:15, non duciato. Quindi la cena avverrà alle 9:40? Potresti cenare prima. Vedremo. Vado a vedere Lina com'è messa con l'editing. Ciao. Ciao. Di solito Lina si mette qua, io mi metto là. Però ogni tanto ci scambiamo computer. E ora ce lo siamo scambiati. Tra l'altro stai editando un video che chissà se sarà già uscito. Forse sì. No, va bene, possiamo anche spoilerare. Che video stai editando? Bellissimo. 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 Come, come avere capelli bellissimi. Non come i miei. Ma sei bellissimo. Ma come sei bello. A fine giornata sistemo solitamente il macello che si è creato registrando video, reel, TikTok. Ho già fatto varie cose, ho fatto, ve le metterò magari. Anzi, seguitemi anche sugli altri social. E, allora, questo è lo shampoo secco. Ah sì, ho fatto un TikTok sullo shampoo secco. Lush, mascara, un po' di mascara. Cambiamoci. Voilà! Sono molto proud di questa tuta che ho preso da Wish. È la cosa più comoda del mondo. Ce l'ho anche nera. Bianca il suo perché. Altra cosa che faccio a fine giornata, struccarmi. Questo me l'ha messo Fabio per fare le mie stories comodamente dal bagno. Bravo Fabio. Molto utile. Non l'ho mai usato finora però. Perché in bagno c'è questa ventola maledetta che non è che mi crea proprio un sound bellissimo. Meglio mettere un po' di musica rilassante. Vado a usare per struccarmi The Calm Balm di Yepoda, che è un balsamo struccante che va a sciogliere tutto il make up in modo molto delicato, anche per le nostre ciglia. Scioglie anche il make up waterproof. Bene. Ma non basta rimuovere il make up, bisogna anche andare a purificare la pelle. Vado a usare The Bubble Double, schiuma detergente con acido salicilico. Stupenda. Tra l'altro anche il melograno all'interno è super profumata. Andiamo bene a massaggiarla sul viso e sciacquiamo. Quanto è bello a fine giornata struccarsi bene. Tra l'altro io li leggo i vostri messaggi e so cosa state aspettando: un codice sconto per il Black Friday con Yepoda, perché ho letto, però i prezzi sono un po' alti, eccetera. Ma in realtà non è che i prezzi sono particolarmente alti, dovete tenere presente che sono prodotti vegan, cruelty free, che sono made in Corea. I pack sono in vetro, sono prodotti di ottima qualità. Quindi ovviamente non possono avere un costo bassissimo, anche perché sennò ci sarebbe qualche problema. Ma per il Black Friday ho chiesto un super codice sconto, ve lo lascio qui, è Spink Black. Vi lascio anche il link in info box, è il codice sconto più alto che ho mai dato su Yepoda. Quindi in caso, insomma, fate una bella scorta di prodotti. E tra l'altro avete anche la possibilità di avere il rimborso gratuito entro 30 giorni se non vi piacciono i prodotti, quindi direi che la garanzia soddisfatti e rimborsati ci può fare stare sereni nell'acquisto. Fatemi sapere poi cosa prendete. Ora metto su qualcosa da cucinare e poi continuiamo anche la skincare mentre sto cucinando. Guarda, si pulisce per terra. Non è uno Swiffer, ma scusa, ci somiglia. Ah, mio. Avete consigli su come non far morire le piante? Te ne stai andando? Sei proprio un calciatore. Sì, un cacciatore. Torna. Sei tutto sano e uguale, salvo. Uguale. Non ti fare male, eh. Uguale. Ciao, ciao. No, non te la sto tirando. Beh, ma poi un po' diciamo.
Ecco, è sempre colpa mia. Allora, io ho una passione per le patate bollite e ho visto che c'erano queste proprio ideali al vapore bollite. Perfette. Allora, ho fatto un sondaggio su Instagram. Non è che c'era una preponderanza per sbucciarle, tipo del 90%, quindi ho tenuto la buccia. Mi sembra più comodo. In tutto ciò io ho la pelle che tende a diventare secca, quindi prima di andare a letto metto la siero e la crema, ma adesso mi spruzzo dei Mistev, che è con l'acido ialuronico, in modo da idratare la pelle, visto che l'ho detersa. Ah, super rinfrescante! Questo ho visto che se lo portano anche alcune ragazze tipo in metro, in borsetta, perché in effetti anche durante la giornata rinfrescarsi con questo spray all'acido ialuronico può essere molto utile. Ora vediamo cosa fanno in TV. Di solito io guardo Cortesia per gli ospiti oppure Primo appuntamento, dipende dall'orario, non ho ancora capito che ora lo fanno, ma comunque vabbè, vediamo se c'è Cortesia per gli ospiti e poi Primo appuntamento, perfetto. Tra l'altro vi dicevo del mio amore per Luca Calvani. Finalmente posso, non è lui, che finalmente posso condividere con le persone, perché sta facendo un programma popolare, ma prima diciamo che lo conoscevo solo io e pochi intimi. Eccolo, tutto sudato. Com'è andata? Vinto. Quanto? Una decina. Dove vai? Mi stavo facendo 10 gol? Tipo 10 a 7. Ma tu ne hai fatti quanti? Non sei certo. 6-7, ma sto con un bomber. Passato di piselli e zucchine. Il presente? Non c'è. Poi qua ho fatto un'insalata con le patate lesse, ho aggiunto il tonno, i ceci, qualche verdura. Super buona, io adoro le patate lesse. Stupende. Si è un po' tutto spappolato, però a me piace anche così. Eccolo! Questo passato l'ho fatto io. Il futuro? Ho cotto i piselli, le zucchine e le ho frullate. Fabio mangia anche i fiocchi di latte. Sì. Ma sono buoni? A me fanno impazzire. E poi mi ha messo questi hamburger di zucca. Che oggi è Halloween. Non è Halloween oggi. Però. Perché Kabuki è impazzito tutto d'un colpo? Per la zucca. Yummy! Buona? Bella scenetta, grazie. Leggera perché sono le 10. Cosa stai facendo? Rispondo alle mail. Quindi rispondiamo alla domanda finalmente, che lavoro fai? No, lo viene svelato così. È tra le tue mansioni, diciamo. Sì. Tra le tue mansioni sicuramente. Ma non si sapeva. Vabbè, è uno dei tanti, delle tante cose che fai. Ma hai gli occhi verdi, Fabio. Wow. Te l'ho sempre detto con gli occhi verdi. Verdini. Cosa meglio? Fabio! Ma sono le 10:30! Facciamo che lo finisco domani mattina, questo reel. Ora è il momento di mangiare delle fragole. Eccole! Buone! Viene. Mettiamo l'allineatore, Dr. Smile. Per chi volesse aggiornamenti sui miei denti, trovate tutta la storia nelle stories in evidenza. Ok, siero. The Repair Hero, quasi finito. Finito. C'è ancora un po'. Niente. Oh, è uscito. Questo è un siero buonissimo, anti imperfezioni, sempre di Yepoda. Yepoda. Okay. E per la notte Midnight Magic è una crema viso notturna alla lavanda che concilia anche il sonno, un profumo buonissimo. Ok, bene. Ovviamente acqua sul comodino, non posso stare senza. Diario 101 desideri, li scrivo ogni sera. Ora mi metto un po' a leggere e poi buonanotte. Buonanotte. Alle 6:50, grazie. Però, mattinieri. As always. La mettiamo alle 6:50, poi non è detto che ci svegliamo alle 6:50. Io sì, in realtà. Buonanotte, spero che questa night routine / vlog vi sia piaciuto. Che sono questi uccellini? Ma che bello. Ora metto anche le mie ondine per dormire. No, è così bello questo. Buonanotte, ciao.